Il disco club che mi ha cambiato la vita. Adesso ve lo faccio sentire e vi racconto anche la sua storia a più di 25 anni. Tra l'altro stiamo costruendo la playlist con i dischi storia che hanno cambiato la vita a tutti noi, quindi vi chiedo, mentre vi racconto la storia, di scrivere nei commenti il disco che vi ha cambiato la vita a voi e taggate pure qualche amico che viene a ballare con voi chiedendo il loro, in modo che costruiremo la playlist più grande di tutte e ce la riascoltiamo insieme. Ora vi racconto la storia di questo disco, ve lo metto in play intanto. Intanto sentite il fruscio del vinile che è inarrivabile. Amo questo disco. Penso che molti di voi lo conoscano. Chi non lo conosce è di Jerry Orlando, Knights of the Jaguar, Underground Resistance di Detroit. Allora, questo è un disco incredibile. Vi racconto la sua storia se volete continuare a vedere perché è anche molto bella come l'ho scoperto. Era l'estate del 2000, c'è cioè di mezzo anche questo biglietto che ora vi racconto cos'è. Io lavoravo a Ibiza, sono andato a vivere 3 mesi lì dopo il primo anno di università. Mentre mi laureavo ho deciso voglio andare a capire questo mondo. Era un'isola completamente diversa, Amnesia. Il Troy Assassina, il party del mercoledì, il DJ Resident era DJ Oliver. Il disco con cui chiudeva era un disco white label, quindi i vecchi dischi dove, adesso ve lo fermo, qui vedete c'è la label. Prima non c'erano in alcuni, c'erano i test press che uscivano ancora prima di essere ufficiali per testarli. Quello era un disco test press, white label, quindi non riuscivi a capire che disco era. Il disco era nuovo, non era ancora uscito e lui ci chiudeva tutte le volte alle 7 di mattina. Con la luce che arrivava sul tetto dell'Amnesia con questo disco qua. Passa una, passa due, passa 3 settimane, non ce la faccio più. Vado da Oliver e gli busso e gli chiedo: senti, mi dici che disco è? Perché tra l'altro i DJ erano gelosi dei loro dischi, non è che te lo dicevano. Spesso si coprivano con i white label anche dei dischi invece usciti per non farli riconoscere. E mi scrisse questo biglietto. Come vedete, Knights of the Jaguar, Oliver con il suo titolo. Questo biglietto ce l'ho da 25 anni, lo conservo perché è un cimelio. Tornato in Italia, comprai il disco. E è rimasto da sempre il disco che amo di più. Spero che abbiate scritto nei commenti il disco che vi ha cambiato la vita, voglio sentirli tutti. Magari aggiungeteci anche dove l'avete sentito, in quale club, con chi eravate, perché questo è quello che fa la musica elettronica, la musica club. Ci sono dei momenti che ti rimangono impressi. Io ancora mi ricordo 26 anni fa, 25 anni fa, quel momento, cioè mi ricordo la mano che arrivava dalla console e lui che mi dava il biglietto mentre ballavo questo disco, tra l'altro a petto nudo con altre 4.000 persone sotto il tetto dell'Amnesia. Ricordi pazzeschi, andatevelo a sentire, è un discone. Ciao.